Miss Xing, secondo la deposizione, lei incontrò Gabriel Logan nel 1987. Mi dica, è esatto? Sì, così. Ero a Kabul, in Afghanistan, per un incarico in incognito per l'MSS. Il servizio segreto cinese? Esattamente. L'obiettivo era di contrastare l'occupazione sovietica. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo nuovamente su Siphon Filter 3 e oggi impersonifichiamo niente poco di meno che Liang Xing. Infatti ci troviamo a Kabul, in Afghanistan, nel 1987, nel distretto di Shirpur. Dalla deposizione di Liang Xing dal verbale del congresso. Ero a Kabul per raccogliere dati circa i movimenti delle truppe del comandante Uri Gregorov. La città era controllata e i cecchini erano ovunque. Dovevo fare attenzione perché secondo i servizi cinesi, i sovietici avevano sviluppato un'arma in grado di perforare oggetti solidi. Sapevo che la mia missione sarebbe stata più facile se fossi riuscito a trovarla. Caddi in un'imboscata sovietica. Sarei morta se un soldato americano non mi avesse salvata. Dissi di chiamarsi Gabriel Logan o Gabe Logan. Decisi di aiutarlo a fare entrare in città un carico di armi per i ribelli, creando un diversivo. Gabe mi aveva appena salvato la vita da un'imboscata sovietica. Visto che lavoravamo entrambi contro i sovietici, decisi di creare un diversivo per far entrare il suo camion in città. E quindi, diciamo, essendo dalla stessa parte, hanno deciso di unire le forze. Questa è una missione molto particolare in realtà, perché si avrà la possibilità di prendere un'arma molto particolare, un'arma figa, che è praticamente l'arma che mi permette di perforare, oddio. Ah vai, porca troia. Ecco, diciamo che l'obiettivo della mia missione è per l'appunto tirare giù questi cecchini. Questi cecchini che ovviamente, come potete notare, hanno il giubbotto antiproiettile. Solo che grazie a quest'arma, che per l'appunto avrò la possibilità di ottenere, posso perforare i muri, posso guardare attraverso i muri e quindi di conseguenza sono decisamente in vantaggio. Solo che non mi ricordo effettivamente dove trovare quest'arma. Oddio, ma c'è il cecchino. Che si è messo dall'altro lato, infame. Ah vai, qua dovrebbe salire, ecco qua. Anche perché il forziere dovrebbe trovarsi... Allora, qua non lo riesco a mirare. Eccolo là. No. E poi in realtà io questi... In realtà questi tizi li dovrei ammazzare appunto con l'arma... Cioè con l'arma segreta in teoria. Aspetta, vediamo dov'era perché... Documenta il movimento delle truppe di... Ecco, vedi, recupera il prototipo dell'arma sovietica. Si trova là sotto. Quindi immagina effettivamente... Aspetta, sono nella direzione giusta? Allora, io devo andare lì a destra. No, forse ci posso andare anche da qua a piedi. E che qua c'è il camion. Se non sbaglio io potrei riuscire a salire da qua, vero? Sì. Zona di recupero. Questa è la zona forse dove devo andare poi a fine missione, se non ricordo male.
Non la ricordo benissimo. Allora, mi ricordo bene. Vedi, qua devo fare ora tutto il giro. Però devo fare attenzione, perché... Ecco, mi ricordo che c'erano appunto... Qua sopra c'è un cecchino, tra l'altro. Ok, preso. Eccolo là. No. Ma che cazzo? Oddio, non l'avevo. Cioè, non aveva colpito il muro nonostante l'avessi colpito in testa. Ecco, vedi, qui c'è il prototipo. Oh, aia. Oh porca. Scusa, e dov'è allora il prototipo? Non era di qua? Eh sì, è qua. Io mi ricordo che era tipo sopra. Io mi ricordo che era sopra, però mi sa che forse... Va bene, ok, perfetto. Ah, eccolo, qua era. Ah, vedi, allora sì, mi ricordavo che era in una parte su, in una parte rialzata. Ecco, ora con questo fucile, guardate, vedete, possiamo praticamente passare attraverso i muri. Quindi diventa molto più semplice adesso colpire i nemici. Ecco, vedete, c'era per esempio quello là sopra. Io posso mirare così. Tappete. Morto. Cioè, OP. Quest'arma è veramente OP. Una cosa incredibile. Di cecchini ormai ne mancano pochi in realtà. Forse ne manca uno addirittura. Perché tecnicamente la missione cosa vuole che tu faccia? Vuole che tu praticamente vada a prendere questo prototipo e poi eliminare tutti i cecchini. Oh porca. Vuole che praticamente tu vada a prendere tutti Madonna, ma poi non spara, ma Dio, non spara. Cioè, non spara. Vieni qui, sta per saltare tutto. Cacchio. No, ma dai, dovrebbe saltare. Sono completamente bloccata. Vieni qui, sta per saltare tutto. Devo uscire da qua. Ma Dio, vabbè. No, vabbè, i comandi, ragazzi, i comandi... I comandi su sto gioco sono incredibili.
Aia, ma porca puttana. Ok, ora tecnicamente dovrebbe esplodere e io poi posso tornare là sotto. Se riuscissi a recuperare quelle armature sarebbe anche bello. Ecco, io già sento rumori. Oddio! Ma da dove è spuntato questo? Ale! Ok, e adesso posso scendere. Dato che sono tutti morti. Devo però recuperare ora il giubbotto antiproiettile. Questa era la mappa. Esatto, la mappa delle truppe, devi fare la foto. Era un'altra delle condizioni, ovviamente. Che tra l'altro non è esploso, cioè non ha preso fuoco con cioè con l'esplosione praticamente non si è distrutta la mappa. Però vabbè, dettagli. Era PlayStation 1, quindi tutto è possibile. Perfetto. E i cecchini li abbiamo eliminati. Non ricordo cos'altro c'era. L'elicottero ti aspetta nella zona di... Ah, ok. Quindi dobbiamo ritornare lì, nella zona di recupero. Solo che ora nella zona di recupero io mi ricordo che nella zona di recupero ora ci sono quelli che sparano con l'M79. Oh merda. Ok, ora noi dobbiamo ritornare indietro. Esatto. Minchia. E muori. Perché ora giustamente ci sono tutti i soldati che sono venuti da questa parte, no? Quindi giustamente mi vengono a dare fastidio. Ok, no. Ok. È stato un piacere. Ora qua dobbiamo... Oh no, vaffanculo. Dobbiamo equipaggiare questo. Perché ora nel momento in cui noi andiamo nella zona di recupero, succede il guaio. Obiettivi completati. Chiedo il ritiro. Ok. Devo sbrigarmi perché... Ok, fatto. Forze nemiche eliminate. Zona d'atterraggio libera. E qui finisce la missione. Diciamo che in realtà è abbastanza semplice, solo che bisogna un attimo ricordarsi dove bisogna andare e io non lo ricordavo al 100%. Comunque... Anche questa è andata, quindi noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!